Allevatori in erba, bentornati in fattoria. Oggi vi parliamo di una novità che abbiamo trascurato la settimana precedente, ma che molti di voi giustamente hanno notato. Non abbiamo più anatre ed oche in fattoria. Come potete vedere, questo era il box che avevamo dedicato per le anatre e le oche e adesso non ci sono più. Quindi in questo video vi spieghiamo perché non ci sono più e vi facciamo vedere altresì dove abbiamo portato gli animali della fattoria. Abbiamo trovato chiaramente dei posti, non il forno, abbiamo trovato dei posti congeniali per loro che permetteranno agli animali di vivere una buona vita, anche se non saranno qui in compagnia con noi in fattoria. Allora, intanto vi spiego perché non ne abbiamo più le anatre e le oche. Allora, noi, per chi ci segue, abbiamo questa fattoria da quasi un anno. Quindi siamo partiti l'anno scorso dalle uova, non avevamo animali e non avevamo le recinzioni. Quindi abbiamo affittato il terreno, abbiamo fatto le recinzioni e abbiamo fatto nascere gli animali. Insieme agli avicoli abbiamo fatto nascere anche anatre ed oche perché volevamo sperimentare. Cos'è successo? Quando gli animali sono diventati adulti, ci siamo messi in regola con la ASL per detenere gli animali. Quando ci siamo recati alla ASL, la prima cosa che ci hanno detto è che il nostro allevamento con avicoli che comprendevano le galline, le anatre e le oche non andava bene. Avremmo dovuto dividere gli animali, cosa che abbiamo in primo tempo abbiamo fatto. Poi cosa ci ha detto l'ASL? L'ASL ci ha detto che chiaramente devono stare separate, ma non va bene che stiano neanche vicini. Perché? Perché le anatre e le oche sono portatrici sane di salmonella. Quindi c'è un tenere un allevamento in piccoli spazi, anche se divise, anatre, oche e galline, sarebbe stato molto rischioso per le galline perché avrebbero potuto contrarre la salmonella. Quindi ci hanno detto che potevamo farlo, si può fare, ma che il nostro allevamento sarebbe stato considerato un allevamento a rischio. Per questo motivo la ASL ci ha detto che avrebbe fatto dei controlli molto spesso per venire a controllare che le nostre galline non avessero sviluppato salmonella. Preso atto di ciò, cosa abbiamo fatto con Simone? Ci siamo messi a pensare e abbiamo capito l'indirizzo che vogliamo dare al nostro allevamento almeno nei prossimi 2-3 anni. Allora, noi siamo sostanzialmente nuovi in questo campo e abbiamo ancora tanto da imparare. Quindi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di concentrarci sulle galline, che è praticamente il nostro primo amore e è anche il campo nel quale noi ci sentiamo ad oggi più ferrati per mettere su un allevamento produttivo. Quindi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto: bene, se le anatre e oche possono essere un problema, in questo momento le togliamo dall'allevamento e ci concentriamo direttamente sulle galline. In questo modo abbiamo ottenuto due vantaggi. Uno, che il nostro allevamento non è più un allevamento a rischio, non è più considerato a rischio dalla parte della ASL. Due, abbiamo recuperato metà del nostro allevamento, quindi abbiamo molto più spazio per poter mettere in campo il nostro allevamento di galline. Quindi a malincuore abbiamo portato in altra sede i nostri animali. Quindi, amici e attività che potessero ospitarlo. Quindi facciamo il giro e vediamo dove abbiamo portato i nostri animali. Il primo posto dove abbiamo trovato da lasciare le nostre anatre ed oche è questo paradiso. Siamo a pochissimi chilometri dalla fattoria, c'è un'attività turistica, vi ricordiamo che noi siamo in pieno parco Delta del Po, quindi ci sono tante possibilità, tanti posti dove gli animali possono stare liberi in santa pace. Quindi niente, abbiamo trovato quest'oasi che ha un bellissimo prato, è dotato un bellissimo prato e anche di un bellissimo corso d'acqua dove le anatre possono andare ad attingere durante il giorno. Quindi come vedete qui di fronte adesso le nostre coritrici indiane, abbiamo portato anche delle camel qui. Quindi niente, loro si sono ambientate benissimo perché non potevano fare altrimenti, anche con le altre anatre che vivevano già qui. Quindi niente, si sono ambientate benissimo, siamo a 2 chilometri dalla nostra fattoria,
Simone ci passa davanti tutti i giorni venendo al lavoro, quindi ci dà anche istruzioni giornaliere sullo stato di salute dei nostri animali. Quindi dopo vi faccio vedere, c'è anche una delle nostre anatre coritrici indiane che ha cominciato a covare, significa che si è trovata benissimo all'interno di questo habitat. Quindi ecco, questo è il primo posto che abbiamo trovato dove lasciare gran parte degli animali che avevamo in fattoria. Adesso vi facciamo vedere dove abbiamo messo gli altri. Allora, eccoci qua, adesso siamo nel secondo posto dove abbiamo portato le nostre anatre oche. Qui nella fattispecie abbiamo portato 3 oche, se non sbaglio, e 2 anatre. Allora, qui abbiamo risolto un problema fondamentale di uno dei nostri amici. Sostanzialmente ha un grande giardino e non aveva tanto tempo per poterlo rasare ogni settimana. Quindi adesso vi facciamo vedere che bel tagliaerba che gli abbiamo portato. Chiaramente, come vedete, si sono integrate alla grande. Si riconoscono? Sì. Sono sempre io. Ne stanno facendo un bel po' di casino, quindi adesso vi faccio vedere anche come le hanno sistemate. Questa è la loro casetta, quindi anche qua ottimo posto dove abbiamo lasciato i nostri bellissimi animali. Allora, eccoci qua, siamo al sito numero 3. Questa volta abbiamo 3 oche e un'anatra che abbiamo portato qua. Qui adesso siamo a casa di parenti, quindi abbiamo visto che c'era un grande spazio verde anche qua, quindi c'era la volontà di poterli tenere, quindi abbiamo contattato anche i parenti oltre al posto che aveste visto precedentemente. Eccoci qua, quindi avete visto i nostri animali, nessuna delle nostre anatre d'oche vedrà e ha visto il forno. Abbiamo, insomma, ormai erano i nostri animali, non potevamo fare decisione diversa rispetto a quella che abbiamo fatto. Poi avete visto, abbiamo fortunatamente trovato anche delle zone splendide, degli amici contenti degli animali che gli abbiamo portato, quindi abbiamo in questo caso unito l'utile al dilettevole. Il nostro allevamento è un allevamento di galline ovaiole, non c'è più il rischio di salmonellosi in azienda e le anatre oche hanno tutte preso una strada diversa dalla fattoria, ma sono comunque in ambienti consoni al loro sviluppo, quindi diciamo che al momento siamo contenti, però non molleremo il colpo sulle anatre oche, prima o poi in fattoria ritorneranno, questo ve lo posso garantire. Quindi questa era una precisazione doverosa che dovevamo dare per chi voleva sapere che fine hanno fatto i nostri animali. Adesso lo sapete, stanno bene. Noi come sempre vi auguriamo buona avicoltura e vi rimandiamo al prossimo video del Verde Mondo. Ciao a tutti, a presto.